Quindi viene fuori che se il debito pubblico italiano va male, tira dentro il sistema finanziario europeo. E questo è l'effetto contagio maggiore. Sì, sì. Questo è il motivo per cui l'Italia ha questa importanza. Volevo però approfittare per dire una cosa che lei prima ha letto, sì. L'SMS di un ascoltatore. Sì. La storia della lira e dell'euro è molto più importante di quanto non appaia. Io la storia dell'euro me la sono vissuta tutta quanta da dentro, me la ricordo. Io ero e sono un eurista militante. La storia dell'euro non era altro che questo. Noi avevamo un sistema politico, economico e sociale che funzionava con tensioni sociali perpetue, incremento del costo del lavoro maggiore della produttività, quindi prezzi che dovevano essere rialzati dalle imprese oltre il sostenibile, e questo sistema non controllato andava sotto controllo svalutando la lira, che abbassava il prezzo delle merci italiane. Naturalmente con la lira debole uno pagava di più le importazioni, e in un sistema sociale come questo si continuava ad andare avanti con questa specie di circolo salari, prezzi, cambio. È un circolo che, come dire, funzionava e sopravviveva anche perché in questo modo tu potevi avere un'economia a bassa tecnologia che viveva grazie al cambio debole. Quindi l'uscita dalla lira e l'ingresso nell'euro, dove questa cosa non è più possibile, per cui tu non puoi avere rincorse salariali, ascese di prezzi, svalutazioni, tutte queste cose, era una specie di cura da cavallo per l'Italia per rompere con questo modello sociale e spingersi verso un'economia sofisticata ad alta tecnologia che non aveva più bisogno di svalutazioni e altro. Cioè la scelta dell'euro fu una scelta strategica, non fu una roba furba e basta. Era anche l'idea che o facevamo così o saremmo rimasti il paese di serie B, insomma. Sì, alla fine. E questa idea affascinante, quando che quelli che rivogliono la lira ridicono delle cose tipo ci compriamo i nostri prodotti. Il Made in Italy, tra l'altro ci sono proprio dei dati che sono arrivati nella giornata di oggi, che vedono dei dati in previsione soprattutto, che dicono che sotto Natale gli italiani torneranno ad acquistare dei prodotti Made in Italy proprio con lo scopo di risollevare l'economia interna. Ma questo lo posso anche capire, nel senso che anch'io ho questi vergognosi patriottismi, dovendo scegliere fra due motorini mi compro quello italiano. Quello italiano. So di non essere razionale. Però non è questo il punto è che l'euro era la nostra grande occasione di riformare strutturalmente il paese, perché non c'erano più vie di uscita. Cioè tu ti incatenavi di fronte a una situazione che o risolvevi o morivi. È stata una grande scommessa di modernizzazione. Se va via l'euro e si torna alla lira, sì. Si ritorna alle vecchie cosine, insomma. Ecco. Per cui... E allora è lì il pericolo di uscire dall'euro non è tanto il BTP, perché poi quello alla fine, come dire, si ripaga. Il problema è rientrare in un meccanismo in cui le scelte sono facili, perché alla fine svaluti un po' e vai avanti. È immaginabile invece un doppio euro, una Germania che esca dall'euro così com'è? È immaginabile, certo che è immaginabile, io penso che non ci sarà, però è assolutamente immaginabile. E a quel punto non decadrebbe la funzione stessa dell'area euro e dell'euro? Beh certo, a quel punto non avrebbe più senso, ecco. Perché si tornerebbe al vecchio sistema dove ognuno ha la sua moneta, ognuno si fa la sua politica. O con un euro di serie A, un euro di serie B. Sì, di serie B, ma non è più un mercato omogeneo, e certo. Quindi faccio maliziosamente notare che una delle ragioni per cui è stato costruito l'euro, allora noi, quelli che frequentavo io, volevano l'euro per avere un'Italia più moderna. Non dico che tutti lo volessero. Invece, dal punto di vista europeo, l'idea dell'euro era molto semplice: una moneta unica. Quelli che erano dei piccoli mercati nazionali, il mercato italiano, francese, tedesco e via dicendo, cioè tanti piccoli mercati, ognuno con la propria moneta, ognuno con la propria politica monetaria, non sarebbero mai diventati dei mercati capaci di assorbire la richiesta e fa bisogno di capitali per modernizzare il mondo. Bisogna pensare che l'euro è nato quando è caduta l'Unione Sovietica, sì. Come progetto, no? Poi è diventato in pratica una cosa 10 anni dopo.
L'idea era che l'Europa avrebbe modernizzato tutta l'Europa dell'Est e la Russia. Ecco. Per fare questo tu avevi bisogno di un mercato dei capitali enorme. Per avere un mercato dei capitali enorme, equivalente a quello statunitense, tu hai bisogno di una moneta unica, perché a questo punto invece di avere la Germania, la Francia e l'Italia, avevi un unico mercato dell'euro dove le imprese andavano a chiedere soldi per il ciclo di investimenti nuovo, diciamo, nei paesi dell'ex socialismo. L'euro da questo punto di vista qui è stato un successo enorme, perché il più grande mercato al mondo di obbligazioni è in euro. Certo. Allora, questa storia che l'euro è una truffa, una monetaccia, non mi è mai piaciuto, perché era un grande progetto politico. Sia in Italia ci modernizziamo, sia in Europa diventiamo una potenza economica, perché altrimenti con tanti piccoli mercati gli approvvigionamenti venivano tutti fatti negli Stati Uniti e quindi tu non controllavi le cose come avresti potuto controllare. Quindi questo desiderio di vedere l'euro crollare è anche una forma, secondo me, di autoafflizione filosofico-politica degli europei. Ecco. Non so come dire, adesso lasci stare l'economia, guarda il progetto che c'era dietro. Un progetto non soltanto ambizioso, ma che avrebbe potuto portare e che forse porterà, perché insomma parlare al passato forse è fare un peccare di eccessivo catastrofismo allo stato attuale di cose, che porterà l'Europa agli stessi livelli perlomeno delle grandi potenze, di una grande potenza come può essere quella degli Stati Uniti, che poi vediamo trovarsi in difficoltà economiche, sì, se sì, non al pari, comunque insomma è una situazione molto simile. Intanto, adesso lasciamo stare se loro sono in difficoltà o non lo sono, lo sono, ma non è questo il punto. È che intanto il prodotto, il PIL dell'Europa, cioè l'economia europea, è grossa come quella americana, se uno la calcola in euro, eh? Quindi non è che gli Stati Uniti sono più grossi di noi, sono grossi come noi, sono 15 mila miliardi di dollari di PIL statunitense europeo, quello cinese 5 mila, cioè l'Europa ha un'economia che è grossa il triplo dei cinesi, avendo un quarto degli abitanti. Ecco, allora, l'altra cosa dell'Europa è che se tu avevi un'economia che funzionava, intanto avevi un progetto di civiltà, che era quello dello Stato sociale, quindi tu avevi un'economia ricca e uno Stato, sto facendo l'apologia dell'euro, lo so. Sì, sì. Tu avevi un'economia ricca e uno Stato sociale, lo Stato sociale è una conquista di civiltà, io non ho detto gli sprechi, lo Stato sociale è fatto come si deve. Ecco, e che è ben diverso. Che cosa ben diversa, ma la filosofia è la stessa, è che se io ho sfortuna non pago la sfortuna. Allora, cosa succede? Che in più un'economia così ricca avrebbe potuto espandersi esattamente come si sono espansi Savoia, la politica del carciofo, un pezzo alla volta, sì, pacificamente. Cioè tu inglobavi l'est Europa, poi arrivavano i turchi, cioè man mano tu espandevi pacificamente il tuo modello di civiltà senza guerra per adesione. Va bene, quindi questa è l'apologia dell'euro. Noi ci modernizzavamo, l'Europa diventava una potenza finanziaria con cui finanziava lo sviluppo dei paesi che erano, diciamo così, finiti, inghiottiti nei drammi della storia, e in più si espandeva pacificamente man mano. C'era un progetto grandioso, adesso lo hanno tutto ridotto a uno spread, a quattro cose, ma non era così, non è economia, l'euro non è economia, era un progetto politico. Ecco, che forse è proprio uno degli aspetti che sono mancati, un aspetto più politico della questione anche negli ultimi tempi. Se ne era parlato già in occasione, in altre situazioni. Esattamente, infatti andrebbe, come dire, ribadito, infatti è questo quello che fa arrabbiare dei tedeschi, e che, come dire, stanno facendo i micragnosi su un progetto grandioso. Ecco, è chiaro. Professore, noi la ringraziamo moltissimo, come sempre, della disponibilità. Purtroppo siamo in ritardissimo con le pause, quindi siamo costretti a salutarla, e qualora lei, insomma, ci darà la sua disponibilità, ci auguriamo di poterla ascoltare nuovamente quanto prima. Arrivederci, grazie. Grazie, grazie al professor Giorgio Alfaras, direttore della lettera economica del Centro Einaudi. Noi siamo in ritardissimo, ci fermiamo.